disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia, era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima. Eppure si è caricato le nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto per le nostre colpe, schiacciato per le nostre iniquità. Il profeta Isaia ci annuncia ciò che può capitare a chi si trova davanti allo spettacolo della croce, quello di capire che siamo stati amati senza accorgercene, che abbiamo rifiutato l'amore più grande. Questo in modo particolare ce lo fa notare l'Evangelista Luca, che abbiamo ascoltato domenica scorsa. Luca ci dice che il centurione alla morte di Gesù dice: davvero quest'uomo era giusto. E la folla se ne tornava a casa percuotendosi il petto. Questo può capitare anche a noi. Fare esperienza, vedere, capire sotto la croce che è avvenuto qualcosa di molto grande, di immenso, che siamo stati amati di un amore grande. E quel popolo che torna a casa percuotendosi il petto, come a voler frantumare un cuore di pietra, che solo ora si accorge che non sa amare come Lui ci ha amati. Sotto la croce si fa l'esperienza di un amore grande, un amore gratuito, un amore immeritato, un amore che è dono. Maria, Giovanni, la Maddalena, a differenza degli altri, non fuggono. Rimangono sotto la croce, piantati. Ci dice Giovanni: stabat, piantata come un albero ai piedi dell'albero fecondo della croce. Perché Maria, Giovanni, la Maddalena sono lì? Cosa li fa stare sotto la croce? La gioia di aver risposto sì, di aver seguito il Signore.
l'aver sperimentato questo amore gratuito. Maria, Giovanni, la Maddalena sanno che cos'è questo amore gratuito e immeritato. Maria non meritava di essere l'Immacolata. Giovanni non meritava di essere il discepolo amato, prediletto. Maria Maddalena non meritava di essere perdonata dai suoi peccati, di essere liberata da un demonio. Loro sanno che cos'è l'amore di Dio. In Maria in modo particolare avviene qualcosa. Maria è lì e soffre quella sofferenza atroce di una mamma che vede morire il proprio figlio innocente. E lì avviene qualcosa di grande, un miracolo di Gesù, forse uno dei più grandi, forse il più grande. Gesù, vedendo quella sofferenza atroce della madre sua, che è una sofferenza per la sua morte, per la morte del figlio, la trasforma in sofferenza per la vita. Quella che è la sofferenza per la morte del figlio diventa la sofferenza di un parto. Maria lì partorisce la Chiesa. Donna, ecco tuo figlio. Giovanni è lì come nuova creatura che rinasce da questo parto fecondo di Maria sotto la croce. Maria, secondo la tradizione, non ha sofferto nel parto quando ha partorito il figlio suo. Lei non ha sofferto i dolori del parto, ma quei dolori gli si sono ripresentati sotto la croce. In alcune iconografie la vediamo proprio sdraiata sotto la croce, come una donna partoriente. Cristo trasforma il dolore, che è un dolore della morte, per la morte, in un dolore per la vita. Questa trasformazione la vuole fare anche in ciascuno di noi. Ogni nostra sofferenza, ogni nostro dolore può essere trasformato in sofferenza per la vita. La gioia di aver seguito il Signore, di aver detto sì. Maria ha detto il sì all'angelo per l'annunciazione. La gioia di aver risposto al piano di Dio. La gioia sua più grande di essere la madre di Gesù. In questo momento è anche il dolore più grande. Gesù in quel momento è la gioia più grande di Maria, ma è anche il suo dolore più grande. E Maria vede un po' che quella gioia si offusca, prevale quel dolore. Giovanni, che ha visto Gesù su un altro monte, sul Tabor, l'ha visto trasfigurato, ora lo vede sfigurato quel volto, lì era tutto bianco, qui è tutto rosso per il sangue. Lì c'erano Mosè e Elia, qui due ladroni ai lati, lì una nube luminosa, qui una nube di tenebre. Quella gioia un po' è attutita.
la Maddalena, la gioia che ha provato nel sentirsi liberata dal demonio, del sentirsi perdonata. Quel male ora sembra prevalere, quel male che, da cui lei è stata liberata, sembra ora prevalere sul Cristo stesso, come sembra prevalere su di lui l'oscurità, la tenebra. Quella gioia un po' si attutisce, ma l'amore no. In quel momento vedono nel Cristo quell'amore grande. La croce rimane l'immagine più grande dell'amore smisurato di Gesù. La risurrezione sarà la prova che quell'amore è più forte della morte stessa, ma l'immagine più grande dell'amore smisurato di Gesù, dell'amore senza confini, dell'amore gratuito, rimarrà sempre e solo la croce di Cristo. Quell'amore li tiene piantati sotto la croce, quell'amore che si dilata nei loro cuori, quell'amore che attraverso di loro vuole raggiungere tutti i fratelli. Allora Maria sa che non è solo lei ad essere graziata, ma quella maternità di Maria, che è la maternità di Cristo, diventerà una maternità più grande, la maternità della Chiesa. La maternità di Maria si dilata, diventa una maternità universale. Ogni uomo può vedere in lei la madre. Giovanni, quell'amore che ha sperimentato lui dell'essere il discepolo prediletto, Giovanni sa che quell'amore non è riservato solo a lui. Giovanni vivrà oltre 100 anni. E ripeterà sempre, sempre: se Dio ci ha amati, noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Giovanni, quell'amore di Gesù in Giovanni si è dilatato fino a fargli vedere che quell'amore, quella predilezione è per ogni uomo, è per te, per me che siamo qui sotto la croce. La Maddalena, la gioia del perdono che ha sperimentato lei. Ecco, oggi ce l'annuncia a noi e ci dice che quel perdono non era solo per lei, che ognuno di noi può provare l'amore gratuito, il perdono di Dio. Quel perdono è per tutti ed è immeritato, è gratis, non si compra, non si paga, non si commercia. Nessuno di noi può comprare il perdono. Tutti possiamo chiederlo, tutti possiamo riceverlo. Allora oggi sotto la croce anche il mio e il tuo cuore è invitato a dilatarsi nell'amore. Lasciamoci contagiare da questo amore, accogliamo questo amore gratuito, immeritato, accogliamolo, perché il Signore, quello che ha fatto con Maria, con Giovanni, con la Maddalena, oggi, in questo momento, lo vuole fare anche con me e con te, per la forza della sua Santa Croce.